Aspetto ancora una settimana per parlarne perché ho la sensazione che potrebbe uscire ancora qualcosa. Non ne ho la certezza, non ho neanche nulla che me lo faccia intendere. Ho sto presentimento che forse potrebbe uscire qualcos'altro. Se la mia teoria è giusta, e anche questa speranza è giusta, settimana prossima forse, chissà, uscirà qualcos'altro, vorrei cercare di analizzare ogni singola immagine che abbiamo visto nel trailer. Sono un cazzo di veggente! Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of MAD, manga, anime e dintorni. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Prima di andare avanti col video, volevo mostrarvi una piccola cosetta, cosa che chi guarda tutti quanti i miei video ha già visto, ma per chi guarda solo i video di Evangelion, questa è una cosa nuova. Te, beccati la Platinum Edition di Evangelion con tutto quanto in perfette condizioni. Questa, se vi interessa, è la scatola numero 2861. Ah, grazie amore mio. Ma oggi non siamo qui a parlare di questo. Siamo qui per parlare, come ho detto la scorsa volta, dei trailer del nuovo film del Rebuild di Evangelion. E come avevo anticipato, con proprio una grande perizia, alla fine questa settimana è uscito qualcosa di nuovo. Guarderemo ogni singola immagine importante di tutti quanti i trailer. Non li guarderò in ordine cronologico, li guarderò un po' in ordine sparso. Partiamo subito con l'ultimo uscito. Neanche iniziato al secondo 02, vediamo subito questo frame in cui si vede un'altra nave volante, probabilmente della NERV. O chissà, visti i colori potrebbe essere anche la Zele, sparare alla nave della Wille. Lo so, lo scorso video ho detto Willow sbagliando. E spara con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cannoni, di cui uno in coda tra l'altro. Questo potrebbe farci intendere che all'interno anche della coda ci sia o un core o direttamente la testa di un angelo, visto che era quella che sparava il raggio laser incredibile. E al secondo 03 invece vediamo la nave della Wille fare un AT-Field ma venire trapassato come se nulla fosse da questi 7 raggi concentrati in uno e venire malamente colpita. Altro frame che avevamo già visto in altri trailer, Misato ferita che si prende il braccio, succederà in sequenza prima o dopo questo evento, ancora non si sa. Altra scena che si era già vista negli altri trailer, questo esoscheletro che mantiene probabilmente in piedi, visto lo stato precedente dello 02, mantiene in piedi lo 02 e devo dire non mi dispiace esteticamente, ma non è questa la cosa importante. In quest'ultimo trailer, ed è questa la cosa che mi ha fatto veramente dare gioia, si vede bene o male cosa questo 02 sta attaccando. Molti hanno ipotizzato, sì, potrebbero essere angeli artificiali, potrebbero essere tutti quegli Eva che si sono rialzati, come abbiamo visto nel trailer del 3.0, quando vedevamo lo 02 e lo 08 fusi, cosa che a vederla adesso è, per come stanno andando questi trailer e anche in realtà per come era già ipotizzabile al tempo, implausibile, visto che lo 02 è distrutto completamente sotto e soprattutto il taglio era perfetto, cioè era metà uno e metà l'altro, era implausibile tutto ciò. E inizialmente vedevamo l'Eva 0208 fuso assieme combattere questi angeli Eva e lì io avevo già iniziato a pensare potrebbe essere la serie Eva però con minore potenziale, una serie Eva base, tanti Eva che però non hanno un vero potenziale. Mentre qua, al secondo 19, vediamo che questi Eva sono tutti bianchi e neri e hanno tutti quanti la stessa forma. Che abbiano la testa un po' vermiforme animale come nel finale di The End of Evangelion è plausibile, ma il fatto che l'abbiano resi bianchi e che quindi ti facciano capire quella è la serie di Eva, wow, cioè è già tutto questo troppo, è già un'informazione enorme. Mentre invece tornando indietro di un paio di secondi al secondo 11
vediamo Shinji davanti allo 01 e non il 13, lo 01, che è di nuovo, sembrerebbe come tutto all'inizio, con Shinji che lo guarda incazzatissimo, che guarda questo Eva di nuovo in piedi, di nuovo nella sua postazione di comando, e a quanto pare, e stavolta tac tac tac, ci ho azzeccato, l'Evangelion potrebbe, e ripeto ancora, potrebbe, visto che non ce n'è la certezza, essere ancora tutto intero, tutto nella sua forma, dentro la nave della Wille. Il problema sorge ancora però. Queste scene sembrano troppo perfette. Cosa voglio intendere? Shinji con la sua tuta dello 01, lo 01 ancora intero, una figura che potrebbe essere Rei, potrebbe essere Asuka, che si mette la divisa da studente, mi fa pensare a una cosa che però la vedo irrealizzabile, ma non impossibile. Potrebbe essere che tutto questo ritorna indietro nel tempo. Tornando indietro sulle mie parole, la teoria dei loop purtroppo secondo me non verrà minimamente confermata, ma il fatto che in questi trailer si vedano scene comunque di una vita pulita, vediamo un mondo comunque pulito in un certo punto, mi fa pensare che tutto questo sia prima che Shinji stia per far partire un altro impact, prima di tutto quanto diventi rosso e che prima di tutto succeda un vero e proprio casino. Dato che in altri trailer, datato quasi un mese fa, vediamo questa scena al secondo 45. Ovvero un Asuka, o possibilmente un Asuka, visto che comunque sembra lei. Sembra lei, ma potrebbe non esserlo realmente. Potrebbe essere un'altra Asuka o un'altra persona. E vediamo questa Asuka in tuta invernale con tutti i due occhi. Ed è per questo che io penso che tutte queste cose stiano succedendo o in un tempo diverso o, continuando da quel tempo, si torni indietro nel tempo in un punto in cui tutto ancora non era rovinato. E continuando sempre su questo trailer, al secondo 28 vediamo questa scena. Una vista dal basso con una mano quasi radiografata, quindi si vedono tutte le vene, tutte le ossa, ricoperto tutto quanto da questa visione rossa, il che dà una certa preoccupazione sicuramente. Al secondo 38 invece vediamo Misato e Ritsuko scendere in questa in questa base, in questo contenitore ripieno di una luce viola, ma ripieno anche di capsule. Che cosa contengono queste capsule? Non ne ho idea. Non c'è un indizio che mi possa fare effettivamente capire cosa ci siano in queste capsule. Veramente, potrebbero essere dei contenitori energetici, delle batterie semplicemente, come potrebbe essere qualcosa di molto più importante. Tornando poco più indietro invece, troviamo di nuovo la stessa scena con questa figura che si rimette il vestito scolastico. Quindi questa scena deve essere importante ai fini della trama, o molto probabilmente sarà una scena che dura 5 secondi in croce che non c'entra niente ma ci serve a noi per dare hype. Successivamente vediamo Asuka e Mari. Ragazzi, lo so che molto spesso dico mai e mi sbaglio, il problema è che mi viene automatico, mentalmente invece di dire Mari dico mai e mi va bene uguale. Fluttuanti in una base probabilmente spaziali o in una zona con zero gravità, magari vicino a un centro molto potente di gravità che le fa levitare. E subito dopo questa scena parte questa scena con Shinji e Gendo, probabilmente nella stessa zona, molto probabilmente, e Gendo che questa fascia che c'ha sugli occhi è rotta e si vede dell'elettricità, quindi qualcosa di meccanico. Io non penso che Gendo sia diventato un cyborg, penso che quella sia solo una fascia al posto dei suoi occhiali. Il problema è che, per come è strutturata questa scena, potrebbe essere che o si è rotta in seguito a un incidente questa fascia che Gendo porta, o qualcuno, vista comunque la forma, ha cercato di sparargli, o ancora potrebbe essere stato Shinji a rompergliela. Come? Non lo so, ma ripensando al vecchio spin-off di cui abbiamo già parlato di Evangelion, il più brutto tra l'altro, una scena forte che potrebbe essere sarebbe vedere Shinji
colpire Gendo, certo non come quella merda di Detective Shinji Ikari, uno Shinji che, come abbiamo già discusso nello scorso video, vederlo trasformarsi in un uomo, in una persona con una sicurezza interiore, ribellarsi al volere del padre, alla cattiveria, agli abusi subiti, a tutto quello di negativo che ha dovuto subire, potrebbe essere una scena molto importante. Il problema è sempre nel quando succede questa cosa. Se ipoteticamente parlando, come ho detto prima, si tornasse indietro nel tempo, vorrebbe dire che questa scena succede prima di questo ritorno indietro nel tempo e prima che Shinji riveda l'Evangelion 01. Cronologicamente parlando, dovrebbe succedere questo. Shinji inizia ad avere questa sicurezza di se stesso, colpisce Gendo, Shinji rivede lo 01 di nuovo in tutta la sua forma, Shinji risale sull'Evangelion, gli vengono gli occhi viola come abbiamo discusso, e poi succede questa scena. Sempre su questo trailer vediamo di nuovo l'unità 13. A parer mio non è pilotata da nessuno, visto la postura comunque umanoide, quindi sembrerebbe avere una coscienza propria, non più illuminata di bianco come alla fine del terzo film, ma di nuovo ritornato nella sua colorazione simile allo 01, quindi verde, giallo, viola, e senza quattro braccia, ma di nuovo con due. Combattere con lo 01 con due lance, una di Longinus, quella probabilmente tenuta in mano dal 13, e quella di Cassius, tenuta da Shinji. Ora, come ho già discusso al tempo, le due lance di Longinus e Cassius sono in realtà la stessa lancia. Cassius Longinus è colui che con la lancia, zucchete, infilzò Gesù sulla croce. Quindi dire la lancia di Longinus o dire la lancia di Cassius sarebbe come dire la macchina di Gigi Antonio, e Gigi Antonio sono il primo e il secondo nome. Ma queste due lance possono coesistere se effettivamente la teoria dei loop continua ad esistere, visto che, come ho già discusso, se effettivamente i loop coincidono, queste due lance si potrebbero essere ritrovate nello stesso momento, nella stessa dimensione. Successivamente alla scena del combattimento, vediamo questa figura, probabilmente sopra, una torretta con delle antenne, e sembrerebbe Asuka. Sembrerebbe Asuka, visto che i pantaloni a me sembrano rossi. Ma non ne ho la certezza. Non ne ho la certezza, perché dovrebbe essere lì? Magari sta semplicemente pensando e questa è solo una scena così, bella da vedere, ma senza effettivamente un vero fine a questi trailer. E infine, al minuto 1:18, vediamo gli occhi viola di Shinji subito dopo che Leva mette in posizione la lancia. Il problema è che, come ho detto prima, secondo me questa cosa del combattimento vero e proprio prima attiva gli occhi e poi inizia il combattimento. Magari, certo, c'è un primo scontro fra queste due lance, Shinji è un po' titubante e poi attiva veramente gli occhi e poi combatte. Però io continuo a credere che Shinji, prima di effettivamente combattere in maniera seria, attivi questo suo autocontrollo viola. Al secondo 48 invece troviamo di nuovo quella che potrebbe essere una Rei all'interno di una vasca di LCL. Il problema è che lo sguardo sembrerebbe essere o una Rei che si rende conto di qualcosa, oddio, quindi è vero che io non sono la Rei Ayanami di sempre, o potrebbe essere un altro clone di Rei che vede la stessa Rei e dice, quindi allora tu esisti. Successivamente vediamo varie scene con i membri della Wille discutere e infilarsi i plug suite che, come ho già descritto, servono per aumentare la sincronia con l'eventuale Eva. Ma come abbiamo già discusso anche, la nave della Wille è un centro di controllo per l'Eva 01 che fa da core. Quindi tecnicamente questo Eva, questa struttura, è multicontrollata, come abbiamo già visto, da tutti quanti i membri. Il problema è che sembrerebbe non essere un pieno controllo all'inizio, quindi hanno bisogno di maggiore potenza.
Successivamente, al minuto 04, vediamo lo 02 iniziare a sparare a queste unità Eva che, come abbiamo visto prima, sono bianche ed esplodere a croce come gli angeli. Quindi già il fatto che in realtà esplodano, ma che vengano soprattutto uccise con un colpo, che per carità è un minigun gigantesco, ma uccise da un colpo, ti fa comunque capire che, anche se questa è una serie Eva, non è comunque potente e non ha il fattore rigenerativo come la serie Eva originale di The End of Evangelion. Anche perché a un certo punto, in un'altra scena, l'Eva 02 finirà probabilmente i colpi del minigun e prenderà questa ascia motosega che, devo essere sincero, alla prima vista mi ha ricordato due cose proprio agli antipodi di Evangelion. Mi ha ricordato la Buzz Axe di Borderlands 2 degli Psycho, ma anche un'arma combo di Dead Rising, se non sbaglio il terzo, che era un martello motosega elettrica, che, per carità, non c'entrano nulla, ma questa scena comunque ti fa capire che se un'arma del genere comunque può ucciderli con un colpo, probabilmente questa serie Eva non è poi così potente. Cambiando ancora una volta trailer, questo in realtà del 20 luglio 2019, quindi si parla di molto tempo fa, al secondo 05 troviamo Shinji, Rei e Asuka camminare per questo mondo ormai rosso, ricoperto sullo sfondo di braccia gigantesche. Questa scena ti fa un po' capire che sia subito dopo la fine del terzo film, quindi loro che cercano di arrivare probabilmente alla nave della Wille, e Shinji infatti è dietro a tutti che cammina tutto triste. Ho visto Kaoru morire, sono una persona triste, stavo per distruggere un'altra volta il mondo. Al secondo 08 vediamo l'unità 13 crocifissa su questa croce ferma, immobile, probabilmente subito dopo la disattivazione causata da Kaoru, e appunto ferma, immobile, ma questa croce è un po' sospetta, a parte che è una croce meccanica, quindi probabilmente, secondo me, stanno cercando di instillare in questo Eva un'anima. Per quello dicevo che prima, secondo me, il 13 è attivato autonomamente. Effettivamente, questa scena ti fa un po' capire che, secondo me, stanno cercando di risvegliarlo dopo che Kaoru l'ha disattivato. Il che mi fa anche pensare, e se l'anima che cercano di infilargli potesse essere un'anima angelica, ma nello specifico l'anima di Kaoru che, nonostante tutto, che ha voluto salvare Shinji e tutto il resto, non potrà ribellarsi al volere dell'Eva. Un po' come il dummy plug, se vogliamo vederla, ma in questo processo non è un dummy plug, quindi una roba artificiale che li controlla, ma secondo me sarà un'anima importante all'interno di questo 13 a farlo attivare. Al secondo 15 vediamo Ayanami ricevere una notizia, probabilmente da Fuyutsuki, magari la verità sulla sua esistenza, su Yui, sul perché è di nuovo in questo mondo, o perché effettivamente è in questo mondo di nuovo. E Fuyutsuki è serissimo, mentre Rei è sconvolta, spaventata a tratti. E non vedo l'ora di sapere cos'è quello che Fuyutsuki dirà ad Ayanami, perché probabilmente farà cambiare effettivamente la visione delle cose ad Ayanami stessa, quindi dall'essere il pupazzo controllato senza emozioni da Gendo potrebbe ritornare minimamente ad essere la Rei autentica. Ed infine al secondo 16 vediamo, come avevamo già visto, l'Eva 02 sostenuta da questo esoscheletro con questo minigun gigante buttarsi nella mischia contro questo turbinio di unità. Purtroppo altri video dei trailer sono stati cancellati ad oggi, ma analizzando comunque il tutto di questo insieme, quello che penso che vedremo sequenzialmente sarà questo. Ipoteticamente parlando, visto la scena con Rei e Fuyutsuki, si può intendere che subito dopo che Shinji, Rei e Asuka sono arrivati alla Wille, o Ayanami viene cacciata o se ne va in sua autonomia o eventualmente viene ripresa dalla Nerve, Fuyutsuki dirà questa verità sconvolgente ad Ayanami, e probabilmente questa realtà sconvolgente
cambierà probabilmente anche la visione delle cose di Ayanami stessa e sequenzialmente anche di Shinji, dandogli quella voglia di combattere, di ribellarsi finalmente al volere di Gendo. Una volta che però tutto questo sarà avvenuto, partirà questa sorta di guerra, lo 02 che deve combattere con sto minigun gigante insieme allo 08 che, come già sappiamo, è senza braccia, inizia a sparare mitragliate cadendo dal cielo. E altra cosa di cui non ho discusso perché al tempo sarebbe stato veramente spoiler, tempo fa avevano mostrato i primi 10-15 minuti del film, cosa che comunque io ho visto per curiosità, ma che ho cercato di rimuovere perché voglio avere la sorpresa totale dell'insieme. A un certo punto, attivando un meccanismo, purificano tutta un'intera zona, togliendo tutto questo miasma rosso. E questo avviene nella sequenza in cui si vede questo 08 cadere senza braccia con questo meccanismo incredibile che fa sparare da tutte le parti. Quindi una volta che eventualmente lo 08 sarà riparato, partirà alla volta della battaglia insieme allo 02, iniziando a combattere questa eventuale serie Eva. E però da un'altra parte ci sarà lo 013 e lo 01 combattere con le lance. Il punto è che adesso abbiamo l'inizio e l'intermezzo di questo film. Quello che ovviamente non hanno mostrato ad ora sarà qualche cosa del finale. Finale che potrebbe avvenire subito dopo l'attivazione degli occhi viola di Shinji. Quindi una volta che eventualmente il 13 sarà distrutto o fermato, l'Evangelion 01 potrebbe andare anch'esso alla volta della battaglia insieme allo 02 e allo 08. Il punto importante è che però non ci sono indizi che ti facciano capire cosa potrebbe succedere in questa parte finale. Lo 00 che ritorna, lo 09 che ritorna, l'Eva Mark 6, tutte queste cose, Kaoru per esempio, sono tutte cose che non si capiscono ancora, ovviamente sono trailer, per carità ci mancherebbe anche che spoilerano un intero film dai trailer. Il punto è che secondo me, e voglio crederci, guarda, io sono sicuro che la teoria dei loop non la calcoleranno minimamente, ne sono sicuro, ma sono sicuro che questa parte finale ci sconvolgerà tutto quanto, sconvolgerà tutte le teorie precedenti e distruggerà tutto quello che è stato effettivamente, probabilmente in modo positivo spero, distruggerà totalmente quello che è stato Evangelion ad ora, o meglio, tutto quello che è stato i rebuild di Evangelion. La mia speranza che se veramente, come abbiamo già detto, questo sarà l'ultimo lavoro effettivo di Evangelion, ci lasci con un finale importante e non un finale buttato lì che ti faccia intendere. No. Questa volta, questo finale deve mettere un punto, deve chiudere, deve stringere tutto quanto e dire abbiamo finito. Non ci devono essere porte aperte, non ci deve essere qualcosa che ti faccia intendere forse qualcos'altro possa uscire. No, se questo effettivamente sarà l'ultimo vero lavoro di Evangelion, deve chiudersi, punto. E non lo dico con cattiveria perché voglio che si fermi, no, voglio che chiudano per il semplice fattore che se questo è veramente il gran finale, facciamo in modo che questo finale sia il finale. Ragazzi, la mia voce sta iniziando a morire, come un po' la mia voglia di vedere cosa uscirà. Veramente, non so neanche se vedermelo in giapponese, sabato in inglese, aspettare il sub italiano, aspettare che esca in Italia il film, perché non ce l'ha. Cioè, io andrò di sicuro a vederlo al cinema se esce, sappiatelo, ma proprio sicuro che ci vado, non me ne frega niente. Ma io non vedo l'ora che esca per poterne finalmente parlare e mettere anch'io la mia parola. Fine. Che, tra parentesi, potrebbe non essere l'ultimo video di Evangelion comunque. Signori, veramente non so cosa aspettarmi, ma soprattutto non so cosa scriverete nei commenti. Sarò comunque felice di leggerli, veramente sono sempre contento di leggere i commenti in questa rubrica. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Vi ricordo anche che in descrizione trovate il link per trovarmi sul sito Viola. Non vedo veramente l'ora di vedere cosa succederà. Signori, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!